Salve, benvenuti, benvenuti a tutti. Siamo contenti di ospitarvi qui alla nostra Costa Verta e come ogni anno mi piace ricordare questo evento che ha coinvolto il nostro paese. Io sarò molto breve, infatti già ho terminato, era semplicemente un saluto e rinnovo il benvenuto a tutti. E lascio la parola al nostro sindaco e buon proseguimento. Grazie Matteo innanzitutto per averci ospitato, grazie a tutti i presenti. Diciamo che questa di oggi pomeriggio è il prosieguo di quello che abbiamo iniziato questa mattina, cioè la commemorazione delle 89 vittime e dei 300 dispersi deportati durante i modi borbonici piemontesi. Una pagina della storia che purtroppo ci tocca da vicino, quindi anche noi abbiamo lasciato delle ferite aperte, abbiamo delle ferite aperte a seguito della cosiddetta unificazione nazionale. E oggi abbiamo voluto creare questo tavolo di lavoro, questa parterre di personaggi che ci parlerà appunto del ciclo. Essendo purtroppo assenti due dei personaggi previsti, tocca fare la moderatore, quindi non mi dilungo oltre con i saluti, prenderò la parola di volta in volta e lascio subito la parola al nostro professor Giuseppe Pozzilli. Buonasera, io naturalmente ringrazio i benvenuti, ringrazio il sindaco della città di Scurcola per le belle parole che come sempre porta, ringrazio il priore della Costa Verde, che è stato ringraziato perché ci ospita sempre in questi lavori. A Scurcola è stata la rivolta dei contadini, bisogna avvertire a Crocco. E che è successo a Scurcola? I pastori si sono ribellati al sequestro del bestiame. Salvatore e Alfonso stanno a Scurcola, hai notizie? Sì, Alfonso è ferito ma non è grave, i militari formano una rappresaglia, diamoli a pigliare. Una barbarie eccellenza. Quanti abitanti sono? Gli abitanti sono circa 500. Prendete con voi un grosso risorgimento, occupate il paese ed esercitate il diritto di rappresaglia sulla popolazione. Questo è dal film Vi chiamavano briganti di Pasquale Squitteri del 1999. Perché ho voluto cominciare con questo passaggio? Perché ci disculpa, è da qualche anno che ne riparliamo, ma per tantissimo tempo è stato sottaciuto. Io in genere quando parlo di Scurcola, e nell'ultimo periodo mi è capitato spesso di parlare di Scurcola, dico sempre che Scurcola è un paese, una città ricca di arte, di cultura, di storia, di tradizioni, di tante altre cose, ma è famosa soprattutto per due eventi che hanno caratterizzato la vita di questo borgo abbarbicato sul Monte San Nicola. È quella del 23 agosto 1268, passata alla storia come la battaglia di Tagliacozzo, ma che si è svolta nel nostro territorio, e il 22 e 23 di gennaio, l'eccidio che stiamo oggi portando. Io cerco di darvi alcuni input, alcuni messaggi su quello che è stato un po' l'eccidio che si è tenuto in questo comune. Ma perché a Scurcola? Come pure l'evento che si è svolto della battaglia fra gli Angioini e i Dangioni? Perché Scurcola è un paese che è in una vasta pianura, è un crocevia a metà strada fra Tagliacozzo e Avezzano, a metà strada fra la Valle del Civolano e la Valle Verzola e quindi Bernardo. È un paese strategico perché in effetti sia i due eventi che abbiamo detto di Scurcola hanno interessato pochissimo.
fatta questa introduzione, noi arriviamo al 1861. Ancora il Regno d'Italia non era stato fatto, perché verrà fatto soltanto il 17 di marzo di quell'anno, ma in questa zona imperversavano lotte tra italiani, borboni e piemontesi da una parte e i borboni dall'altra parte. Una guerra fratricida che per una decina di anni ha tenuto a scacco l'intera zona meridionale. Ma cominciamo a entrare un po' più nello specifico. Fallita la prima spedizione della Grange, che quando sembrava che dava buoni risultati proprio per ribaltare i nuovi regnanti che venivano dal Piemonte, un po' sulle orme dei sanfedisti che con il cardinale Ruffo tentarono di riprendere il regno, fallita appunto la prima spedizione della Grange, la seconda fu affidata a un certo Francesco Saverio Lumerà, il quale aveva portato con sé 2000 persone, erano ormai in questa zona, tanto che la parte piemontese già era pronta, il generale Quintini già aveva pronto nella nostra zona chi doveva controbatterli. Il generale, il comandante Lumerà era andato a Roma per poter avere finanziamenti per incrementare questa spedizione e aveva lasciato il comando delle operazioni al vicecapo, che era Giacomo Giorgi, un avvocato nativo di Tagliacozzo e sposato nella Valle Roveto a Civitella. Giorgi però, pur non avendo avuto ordine di attaccare Scurcola, attacca l'abitato di Scurcola. A Scurcola c'era una compagnia guidata dal capitano Fondi, il quale aveva disposto, proprio in attesa e in prevenzione di questo attacco, un gruppo di stanza nel convento di Sant'Antonio e l'altra nel prato di Ottaviani. I due toponimi, il convento di Sant'Antonio lo conosciamo perché ancora esiste, il prato di Ottaviani era un prato di Maglianeglio, qua dove stanno più o meno le poste. Cominciano gli attacchi della parte degli insorgenti briganti, furono parzialmente respinti verso Sant'Antonio, attaccarono la parte in bassa, però la massa era in netto vantaggio rispetto alla massa piemontese, tanto che furono costrette a indietreggiare fino ad arrivare addirittura alla Madonna della Vittoria, quando Fondi si vide perso, ridiscese dalla portella velocemente verso Sant'Egidio per poter restare al riparo. Intanto aveva, con i razzi, perché stiamo ormai di notte, aveva avvisato le due compagnie che erano di stanza a Magliano dei piemontesi Rossi e Cavallo, che arrivarono. Io cerco di essere molto, non vi dico in particolare, arrivarono a Scurcola, cominciarono a cerchiare l'abitato mentre gli insorgenti briganti erano all'interno del paese guidati da Giorgi, furono accerchiati. Quando poi Giorgi si è reso conto che l'accerchiamento era avvenuto e cominciava a essere pericoloso, dette l'ordine di ritirarsi e scendendo di corsa per l'attuale via di Giacomo, tornò verso Sorbo, verso Tagliacozzo, dove fuggirono. Molti però di questi insorgenti erano rimasti intrappolati nell'abitato di Scurcola. Si stava facendo notte, da Avezzano il maggiore Dalida fece un'ordinanza, pena la morte, se non consegnavano tutti gli insorgenti che erano chi nella stalla, chi nei fienili, chi messi nelle case. Fatto questo, furono rastrellati al termine delle operazioni un numero cospicuo di borboni. Diciamo il numero più attendibile è quel 277, ma il numero è ballerino, alcuni ne parlano di più e di meno. Comunque furono rinchiusi nella chiesetta delle Anime Sante, qua sotto di noi furono lasciati. Per chi è di Scurcola, durante questa rappresaglia, testimonio era l'ex portone del Palazzo Contelli. Se voi vi ricordate, prima della,
demolizione del palazzo avvenuta dopo il terremoto del 2009, e c'erano delle accettate proprio inferte su questo portone per stanare. In una di queste operazioni c'è l'unica vittima di Scurcola Marzicana, un certo Costantino Otti, un nome che forse può non dire tanto, ma era il figlio della Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale che era stato arrestato, il figlio uscì, abitava a Scurcola in via Clemente IV, la casa di un ministro, quella vecchia per chi è di Scurcola e riesce a focalizzare il posto, forse era questo giovane di 22 anni, un testa calda, fu passato alle armi dagli stessi Borboni e di conseguenza è morto. Qui però viene fuori un po' le cose che non vengono mai dette in pieno. Scurcola viveva un momento particolare. Scurcola era, diciamo, tendenzialmente filo-piemontese, perché il sindaco, che era l'avvocato e il notaio De Giorgio Gaetano, era filo-piemontese, rieletto nei primi consigli comunali ancora dopo. E abate era Luigi De Giorgio, che era il fratello, pertanto anche il clero, che tendenzialmente tifava, parteggiava per la parte borbonica, erano filo-piemontese. A proposito di questo Costantino Otti, la ricerca ci porta a delle conclusioni e io me la lascio a voi. Il parroco dice nel registro dei morti della parrocchia di Scurcola che questo Costantino Otti è morto a causa del passaggio della banda Giorgi. La stessa dicitura la troviamo pure nell'ufficio parrocchiale di Mariano, dove c'è morto un certo Ballandini che era filo piemontese, era uno dell'esercito. Però tornando a noi, a casa nostra, il sindaco di Scurcola, che era ufficiale dello Stato Civile, fratello dell'abate, nell'atto di morte di Costantino Otti dichiara che è morta nella propria abitazione. Questo perché molte cose sono state nascoste, molte cose non si sono trovate. Torniamo adesso a noi. La mattina, dopo il bando che aveva rastrellato i prigionieri rinchiusi in questa stanza, qua sotto di noi, vengono passati alle armi con un processo sommario. Vengono fucilati nel numero di 89, secondo molti scrittori, ma il più preciso è sicuramente quell'Angelo Cerri, che nella reazione al brigantaggio del Mezzogiorno d'Italia del 1893 ne parla. Perché dico io sempre Cerri? Perché Cerri era di Avezzano. È vero che era un filo piemontese, era uno di loro, però conosceva molto bene Scurcola, conosceva i toponimi, tanto che li riporta nella relazione abbastanza precisi. E poi conosceva Scurcola perché aveva un fratello sposato qui a Scurcola, l'avvocato Francesco, che era stato tra l'altro per 40 anni vice sindaco, priore di questa confraternita e via dicendo. Vengono passati alle armi, quando arrivò verso mezzogiorno l'ordine da Avezzano di sospendere la mattanza, che di una mattanza in pratica si trattava, e questa mattanza fu interrotta. Ma dei cadaveri che cosa ne fecero? Avevano costruito una grossa pira, una catasta di legno, più o meno alla mia sinistra, dove oggi insiste il monumento ai Vittori. Venivano bruciati, ma pure qui il fedore diventava molto 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 forte, tanto che si pose il problema dove li seppelliamo. Alla mia destra c'era la chiusa dei Petoli, io ho degli sarati, degli scurcolani. Qui però la zona era molto ricca di acqua, perché era una falda superficiale. Immaginate che noi qui stavamo fuori l'abitato di Scurcola, perché l'abitato di Scurcola terminava dove inizia il Corso Vittorio, la porta di Sant'Antonio. Che successe? Che pure qui trovavano difficoltà, ma la stessa confraternita qua ha dovuto più volte risollevare la chiesetta, proprio perché crescerà, non ci scordiamo che la zona est di Scurcola, tutta l'acqua passa qua davanti per poi andarsene verso Monte Valente. Una parte fu seppellita, secondo il Cerri, in Pedemonte, più o meno dove c'era la chiesa di San Lorenzo. San Lorenzo era una chiesa attiva fino al 700 qua a Scurcola.
è individuabile una particella molto ricca in questo momento di acace, di spine di robinia e di altro materiale. Era una terra che Gioventino Peditta, io sentivo raccontare che quando lavorava in maniera più profonda questo terreno venivano fuori le ossa, pertanto la maggior parte furono seppelliti in quella zona. Io vedo qui Enzo Colucci, siamo gli unici scurcolani che abbiamo scritto qualche cosa su questo eccidio. Ci siamo rifatti molto su quanto hanno detto chi ci ha preceduto, però abbiamo raccolto anche qualche considerazione orale. Io per esempio mi ricordo qualcuno, me la raccontava Corradino Frazzini, che durante questa esecuzione, questa mattanza, c'erano dei curiosi che si erano messi a guardare più o meno alla porta di Sant'Egidio, furono presi, portati davanti, furono inzuppati nelle patate, questo è un po' crudele per chi non può sentire, nel grasso delle patate, dei morti, dei briganti, dei soggetti, e furono dati in pasto. Enzo racconta qualche cosa di simile, gliel'hanno raccontato delle patate, no, però e un certo Gennaro Alonso, che allora era un inserviente comunale, era uno di questi che aveva assistito a queste cose. Abbiamo detto che i morti non sono di Scurcola, ma di dove sono morti. I morti non si sono mai riusciti a capire di dove sono. Gli stessi oltre gli 89 passati alle Alpi che furono poi portati ad Avezzano, molti furono ammoniti, indirizzati verso l'Aquila, ma se sono arrivati all'Aquila non abbiamo mai una documentazione che ci porta che erano iscritti. Molti di questi erano del vicino Scollano, tanto che un nostro amico che l'anno scorso teneva qui la conferenza aveva un prononno fra questi. Io ho visitato un po' tutti gli archivi parrocchiali in quei giorni. Perché? Perché mi sono riferito a quello che scrive Ennio Colucci nella guida storica turistica di Scurcola. Lui a proposito di questi fatti, che cosa dice? Che Don Lorenzo Barnaba, che era un sacerdote scurcolano, ma era un sacerdote filo-piemontese, che comunque era un prete molto chiacchierato, dedito a dare alle cantine, andare a ballare, insomma era quello che a Scurcola si chiama Iartarino, capito? Quello che abbelliva. E allora che successe? Che lui era quello che faceva il processo sommato, sì o no? Si presentò uno di questi insorgenti che era di Villa San Sebastiano. Questo di Villa San Sebastiano dice: ma come, non mi riconosci? Io sono Malefazzi, abbiamo le terre vicino, mi hai pure battezzato, eri Malefazzi, mo sei Bonifazzi, adesso sei Malefazzi, e passò le armi anche lui. Io dicevo che sono legato nell'archivio parrocchiale di Villa, non ci sono morti in quei giorni. Cappelli non è presente, non ha l'archivio storico, da Cagozzo ho visto il comune, e poi mi sono allargato anche negli altri centri. Oltre che Scurcola, nell'ufficio parrocchiale di Scurcola ne abbiamo parlato, nell'ufficio a Magliano invece è venuta fuori un nome che secondo me non era stato mai riportato e che adesso ve lo sono scritto, così ve lo porto alla vostra attenzione. Oltre quel Ballardini che ne parlava l'archivio parrocchiale, il parroco, che era tra l'altro però filo piemontese, uno di questi insorgenti, l'atto di morte che registra il comune di Magliano, al numero 2, il sindaco di allora dichiara che nel giorno 23 del mese di gennaio, anno corrente, alle ore 23, è morto Francesco Antonio De Luca nella casa di detto Giuliano Di Michele, ferito in battaglia in Scurcola contro la truppa italiana ai 22 correnti alle ore 24 di anni 30, nato in Poggio Filippo Bracciale, domiciliato a Magliano, figlio del fu Giuseppe. Un altro morto militare in quei giorni appare nel comune di Celano.
dove sono gli altri io non sono in grado di dirvelo. Questa è una piccola novità che è venuta fuori dalle ultime notizie che sappiamo su questo. Sia io che Enzo abbiamo scritto dei libri, qualcuno che li vuole acquistare sono a disposizione. Io penso di aver detto tutto quello che pensavo, le mie considerazioni, lascio la parola a chi mi segue. Complimenti professore, grazie per questa novità d'anteprima della nostra platea. Come detto prima, Scurcola è stata resa universale dalla storia della battaglia dei piani palentini, non la chiamiamo più direi Pozzo. Ma è di piani palentini. Ma la stessa Casellati che era stato interessato ha detto che è di Scurcola. E come effettivamente la posizione strategica di Scurcola cambia poco, anche oggi ancora siamo centrali da Roma, da Pescara, da Napoli, da Rietino, altra zona che ho visto di vivere. E proprio questa posizione centrale probabilmente anche a quell'epoca ci ha dato una rilevanza strategica per quello che è stato poi definito il brigantaggio. Per questo tema lascio la parola a Pasquale Di Prospero. Grazie. Mi metto in piedi. Grazie. I ringraziamenti dovuti intanto a chi ci ha ospitato, al sindaco, la confraternita Matteo Andreoli, figlio del mio carissimo Ernesto che sta qui, che saluto. Ernesto, lui mi ricordi da giovinezza, quindi non posso non salutare. Peppe Morzini, lo stesso che ti ha invitato, l'Istituto di Studio e Ricerca di Due Sicilie, l'ottimo Fernando Riccardi. Sindaco, grazie. A me ha fatto molto piacere quando si sente, sì, ha fatto molto piacere quando il sindaco, in mancanza della moderatrice, comunque stai sostituendo una bella ragazza. Questa cosa. Tamara De Caspe, si è del Cicolano. Insomma, mi ha fatto tanto piacere che tu sia rimasto sindaco, perché questo significa che c'è una sensibilità per questo tema. La storia non è un riempitivo della nostra vita, la storia è una cosa importantissima e lo dimostra il fatto che, per esempio, questa mattina, io mi riferisco a questa mattina il ministro degli esteri russo, il vice di Putin praticamente, ha detto: noi vinceremo anche questa guerra come abbiamo vinto quella del 1811 contro le truppe di Napoleone Bonaparte e contro quelle di Hitler. Ma avete visto che mistificazione della storia che ha fatto? Cioè, come se l'Ucraina avesse invaso la Russia. Questa è una mistificazione, quindi la storia va conosciuta, che altrimenti si presta a queste cose. Chi la conosce sa, ma che sta dicendo Peskov, il ministro degli esteri, eccetera. E allora i ragazzi, i giovani, magari ce ne fossero tanti qui in queste occasioni, è perché bisogna ripartire dai giovani. Io ho fatto l'insegnante, scusate questa piccola deformazione, ma ho fatto l'insegnante, quindi sto in pensione da un paio d'anni, e questa mattina, sempre questa mattina, a Canale 5 praticamente, dopo che ho sentito quella notizia, c'è stata una bellissima intervista a Sami Modiano, che è un scampato da Auschwitz, da Birkenau veramente, un sopravvissuto del campo lager di Birkenau. Sami Modiano, una persona eccezionale, oltre 90 anni, lucidissimo, che fu portato lì nei campi di concentramento insieme al papà e alla sorella, e ha raccontato la sua esperienza. Lui aveva 14 anni e che cosa c'era ad intervistarlo, gli facevo delle domande dei ragazzi del liceo classico Il Tasso di Roma, gli facevo queste domande. Lui ha raccontato, insomma, un passaggio molto molto commovente è stato quello di quando tra il suo campo, il suo lager A e il lager B, diviso da questo reticolato, i fili spinati, c'era la sorella di là, no? La sorella di 2 anni più, di 16 anni, si sono rivisti, va bene, è stata
testa, tagliati i capelli, l'ha riconosciuta. Allora lui, la testa magrissima, gli ha buttato la sua fetta di pane di 120 grammi, gliela lanciata di là. Dopo un po' la sorella gli ha rilanciato la pezza con la sua fetta di pane, quindi dopo 3 giorni questa ragazza è morta. Poi quando l'ha detto a papà, Giacobbe si chiamava, morto all'impapà di crepacuore, lui si è salvato e adesso sta raccontando queste cose, e questa mattina questi ragazzi del liceo, il Tasso, tutti a piangere, i ragazzi tutti a piangere, piangeva anche quello dell'intervistato. E allora, come insegnare, che cosa volevo dire? Che la storia, queste cose, caro Peppe Morselli, sono fondamentali, perché la gente deve sapere quello che è successo per evitare che poi succeda ancora questa storia. E giudicarle in modo corretto e non mistificando. E così mi porto al brigantaggio, la reazione è al brigantaggio. Il brigantaggio, bisogna dire, è ancora visto purtroppo con una chiave sbagliata, è visto come malandrinaggio. Se uno dice brigantaggio, tant'è che anche lo stesso che ha fatto tantissimo per la storia di queste zone, Silone, se continuo tranquilli, Ignazio Silone, dove spesso quando devono parlare dell'impresario, di questo e di quell'altro, parla di quel brigante che è venuto qui, usa la parola brigante per dire disonesto e malandrino, ma il brigantaggio deve recuperare, e grazie agli studi anche di Fernando, degli studi di ricerca, cioè di queste ricerche che si fanno in archivio, anche delle modestamente che sto facendo anch'io, dell'archivio di Stato dell'Aquila, tendono questi studi a rimettere, come dire, nella giusta posizione questo fenomeno, che non fu un fenomeno solo dell'influenzato di malandrinaggio, ma fu una giusta, chiamiamola giusta, tra virgolette magari, una difesa della loro nazione, del loro re, della loro religione, della loro tradizione, di tutto quello che c'era da difendere, ed era giusto, come sta facendo il popolo ucraino, insomma, difendono la loro nazione. E ci furono delle cose che gridano ancora vendetta, e per esempio, per fortuna che alcuni studiosi, io ho portato come esempio oggi, Alianello, Carlo Alianello, della Ruscone, quindi una casa editrice prestigiosa, dove io leggendolo, insomma, questo, ho trovato un passaggio che riguarda l'Aquilano, che riguarda San Vittorino, Arischia, Pizzoli, dentro Ruscone, dove questo è dico Alianello, che magari non sa neanche dove sta l'Aquila, però leggendo ho trovato che in occasione del plebiscito del 20 ottobre 1860, lì in quei paesi, ma la stessa cosa è successa anche a Pescorocchiano, a Borgo Collefegato, come si chiama, oggi si chiama Borgo Rose, praticamente questo plebiscito fu ritenuto una cosa illegale, impropria, allora guarda, a Marana, io leggendo, guarda, a Marana, a Cesaprova, Campotosto e altri paesi, i cittadini si levarono contro gli annessionisti, li misero in fuga e si posero il no sul cappello. Questa cosa l'ha scritta il ministro di Francesco II, che stava in esilio a Roma con tutto il suo governo, questo Ulloa, Pietro Calà Ulloa, che era il presidente del Consiglio in esilio, aveva scritto un articolo di protesta in una rivista, adesso non mi ricordo, non la ritrovo, aveva fatto un articolo per protestare, no, contro l'illegalità di questi plebisciti, e praticamente e dice che in molti comuni non fu capito il senso di quel plebiscito, e molti misero questo no, andarono lì, presero il no, se lo misero nei cappelli e andarono girando per derire, diciamo, chi aveva promosso questo plebiscito. Però intanto Pinelli era il generale piemontese, delle truppe piemontesi, uscì un'altra volta dall'Aquila, perché si era accasato all'Aquila in quei giorni,
Tenete presente che il 20 di ottobre stavano all'Aquila e votavano anche per il plebiscito, questi qua, i piemontesi, votavano il plebiscito che riguardava noi, tanto che c'erano, difatti dalle ricerche fatte non è rimasta una sola scheda non votata, insomma. E allora, guardate che dice, condusse seco un battaglione e due cannoni, invase Pizzoli, fucilò a capriccio e mise taglie alla musulmana, alloggiò in casa di Alessandro Cecchettani e dopo aver mangiato la tavola di costui sul mattino lo fece fucilare nel giardino della casa presente la moglie. Allora io, da ricercatore, diciamo, da ho voluto vederci di più, di meglio. Sono andato all'archivio di Stato dell'Aquila e mi sono fatto dare il fascicolo per guardare queste cose. Volevo vedere di che entità fosse stato quell'eccidio lì a San Vittorino, perché addirittura c'erano pure delle voci tramandate, cioè, oralmente, lì hanno fatto una fossa comune, hanno fatto una strage, come questa di Scurcola, no? Qualcosa del genere deve essere avvenuta. Vado lì e con mia sorpresa che cosa scopro? Che il fascicolo di San Vittorino, Pizzo di Arecchia, mancava, manca. Cioè adesso c'è un elenco, c'è scritto, e cosa il capitolo 26, manca, mancante. Cioè una manina è andata e l'ha portato via, o l'ha bruciato, insomma, perché sono, come dire, quelle operazioni di rimozione, diciamo così. Allora, questa cosa, dice, ma che c'entra con il discorso del brigandaggio, nella creazione del brigandaggio nell'Aquilano, che poi è il tema del mio intervento, è che anche nell'Aquilano, l'Aquilano ovviamente va inteso, dunque l'Abruzzo, poi abbiamo i famosi tre Abruzzi, no? L'Abruzzo ulteriore primo, ulteriore secondo e l'Abruzzo Citra. Noi stavamo nell'Abruzzo ulteriore secondo, noi nell'Aquilano e anche voi, anche in questi discorsi. Poi in questo Abruzzo ulteriore secondo c'erano quattro distretti, il distretto dell'Aquila, il distretto di Avezzano, il distretto di Sulmona e il distretto di Ricci. Ci sta qua. E dentro questi i circondari, poi c'erano i vari comuni. Bene, per l'Aquilano, sappiamo tutti, è stato decurtato nel 1927 del Cigolano. Il Cigolano, quando si parla, in tutti i libri si parla del brigantaggio nell'Aquilano, è incluso il Cigolano nei discorsi, perché questo è avvenuto il taglio nel 1927, nel 1960. Il Cigolano, ecco, questo lo posso affermare con assoluta certezza, quindi non posso essere sbagliato. Il Cigolano è stato una delle zone dove la reazione è stata più violenta in assoluto. Il Cigolano. Dice, ma come si spiega questa cosa? Perché poi eravamo ai confini, questa è una causa, un'altra, e lì ci stava le famose colonnette, gli ometti di pietra praticamente, gli ometti 686 ometti di pietra che dal Tirreno vanno a finire all'Adriatico, 686, questi passavano tra un paese e l'altro, Marcerelli, Parco Sabino, questi paesi qui, no? E lì bastava andare di là e uno si metteva in salvo e viceversa per venire a dare fastidio al nascente Stato italiano lo stesso. E quando si parla di unità ancora sono visibili due chiavi condivise da una parte molti sono stati recuperati, quindi ci sono degli studi anche su queste cose interessanti, sono delle pubblicazioni su queste. Quindi la reazione che fu proprio la, ecco, abbiamo visto un esempio di quello che è successo nell'Aquilano lì, no? Poi però la reazione coinvolse migliaia di persone. Ci fu il quartiere centrale a Fiamignano, dove ci furono 2000 persone. I capi di queste reazioni erano tutti analfabeti o semianalfabeti. Ma com'è possibile? Oltre che il discorso della frontiera, il brigantaggio si alimentò, ma la reazione prima e il brigantaggio poi negli anni seguenti, per il cosiddetto dislivello sociale.
cioè praticamente più era forte la rabbia sociale verso le classi dominanti, i possidenti, maggiore fu il senso di rivolta, di rabbia, di ribellismo, chiamiamolo così. Ed è interessantissimo andare a leggere poi quando i giudici hanno condannato centinaia di giovani contadini del Cicolano, questi sono andati nelle case dei vari Mozzetti, Martelli, Mauri, tutti i possidenti di quelle zone, che poi tra l'altro erano anche i sindaci, di questi comuni. I capi delle guardie nazionali erano i fratelli dei sindaci, eccetera, cioè il potere stava tutto in mano a queste classi dominanti, e nella classe dominante si concentrava anche la possidenza, cioè loro gestivano tutti gli usi civici, affittavano i pascoli di questi altipiani, e quindi i nullatenenti, cioè la classe infima, l'ultima, quella che Simone chiama del piolo, quello basso della scala sociale, quello raso terra, il piolo, quello che sta a livello di terreno, quelli non sapevano come, cioè hanno avuto la possibilità di ribellarsi e hanno capito che forse poteva essere, quindi fu una fiammata eccezionale, dove questi poi hanno dato l'assalto alle case dei possidenti e hanno ritrovato nelle case di questi qui poi, ma stupidaggini, sono presi lettiere, ogni cosa, utensili della cucina, materassi, tutto quello che poteva essere utile, in qualche modo hanno cercato di rilivellare la società, perché era troppo, diciamo, c'era troppa differenza tra le classi sociali, laddove non c'era questa differenza così esagerata socialmente, è stato meno violento il brigantaggio, per esempio nel Teramano o nel Chietino, nel Teramano, perché c'era la mezzadria, tutti avevano in qualche modo la possibilità di sbarcare il lunario. Nel Cicolano, nell'Abruzzo-Aquilano, questa cosa era molto, ecco, questi mettevano insieme queste, io direi, tre cose. Uno, il discorso della difesa del loro Stato, diciamo così, la valenza, chiamiamola politico-legittimista. Due, la rabbia sociale. Tre, la possibilità di andare di qua e di là di questa frontiera. È molto interessante anche perché poi a Roma, lo studio veramente di questo del brigantaggio andrebbe fatto veramente anche seguendoli poi, dice, ma dove vanno poi l'inverno? Dove stavano a dormire? Chi con chi hanno parlato l'inverno? Lì a Roma c'erano dei luoghi, tipo io cito alcune, tutte cose che ho letto da altri libri, non dai nostri documenti d'archivio, Piazza Montanara, Piazza Collarola, Piazza Farnese, Palazzo Farnese, era praticamente in Roma, nella Roma quella, vicino al Pantheon, quella zona lì, l'alveo del Tevere praticamente, lì perché c'era Palazzo Farnese, c'era Francesco II, la moglie, stavano lì e cercavano di rincuorare questi guerriglieri combattenti. Erano combattenti, non erano, come dire, perché poi è stata consegnata alla storia questa immagine del brigante con il cappellaccio, col fucile, eccetera, che va facendo. Invece questi alla fine hanno svolto, se vogliamo, anche, sto andando fuori il tempo, non lo so, mi controllo, sì, da il tempo. Vai, adesso. E insomma, un'altra cosa da rimuovere. Quando si dice reazione e brigantaggio, si dice, tutti dicono, e la reazione aveva una valenza politica, il brigantaggio in effetti poi comincia a diventare qualcosa di condannabile, tant'è che, ma allora i piemontesi, alcuni stati stranieri, rimproveravano a Francesco II di essere, di fomentare questo il brigantaggio, se lo vediamo anche col Papa, con Pio IX, ma io ritengo che la valenza politica è stata sempre presente, anche negli anni del brigantaggio, questa è la mia idea, perché fino al 1863, parlo 63, due anni dopo di questi fatti qui, ancora
i Borboni, diciamo così, a Roma hanno tentato di dare i libri che hanno la spallata, questa botta, diciamo, di tentare il tutto per tutto, no? E quindi hanno messo su il meglio che potevano in termini briganteschi, e quindi c'era Nunzio Tamburrini della parte di sotto. Nunzio Tamburrini è quello che nelle fotografie sta incarinato con, come dire, una posa molto, molto altera. Ecco, viene preso come esempio di chi ha un carattere eccezionale. Poi, dopo di Tamburrini, Viola del Cicolano, con l'aiuto di Tornimparte, Straminga, Bernardo Straminga del Teramano, su questi qui, diciamo, il governo borbonico ha puntato tutte le forze, diciamo così, anche perché è ritornata Maria Sofia di Baviera, la moglie di Francesco II, che era stato un periodo lì in Baviera, è tornata ringaluzzita, diciamo così, ha detto ce la facciamo, se ci impegniamo. Tra l'altro lo Stato piemontese, i piemontesi cominciavano un pochettino a soffrire questo Stato, perché tenevano al meridione 120.000 soldati, mica uno, impegnati per questo fenomeno di brigantaggio. E quindi il 63, però, alla fine, gente disonesta, gente che ha rubato, eccetera, non si è, come di, concretizzata. A quel punto, nel 64, sono rimasti scoperti, diciamo così, Viola, Colaiuto, che si sono uniti e hanno dato luogo a una specie di vendetta. Si sono vendicati, si sono vendicati delle guardie nazionali, si sono vendicati delle autorità che li ha perseguiti e li ha, condannati, eccetera, per cui nel 64 si prestano pure a fare, dietro mandanti ovviamente, a fare delle vendette di altissimo livello, che si chiama manutengulismo di alto livello, viene chiamato questo. Cioè, per esempio, quando si è affermato lo Stato d'Italia, così, la masseria nazionale di Francesco II in Puglia, è stata requisita dal sindaco di allora di Foggia, Lorenzo Scillitani. Lui portava le sue armenti, anche queste qui della masseria nazionale, le portava qui a Campo Felice, nelle nostre montagne. E chi gestiva da sempre la masseria nazionale, i cappelli di San Demetrio, che poi hanno dato un nome senatore, senatore Cappelli, grano cappelli famosi, grano cappelli, questi si sono vendicati di questo Lorenzo Scillitani, che aveva requisito la masseria nazionale di Francesco II. Loro portavano questa masseria a Forcamiccia, a Campo Felice, costavano gli impianti di risalita lì, a Forcamiccia. Beh, i cappelli, questo non risulta, però qualcuno ha detto, ma secondo noi è successa questa cosa, si sono vendicati i cappelli usando Colaiuto e Viola, che sono andati il 1 settembre del 1864, hanno distrutto 2000, ammazzato 2000 regole, distrutto tutti i caldaie per fare il formaggio. E hanno detto, gli ha detto il brigante, Colaiuto o Viola, gli hanno detto, questo è per ripagare il vostro padrone di quello che hanno fatto al nostro Francesco. Stiamo parlando del 1864, 4 anni dopo. Quindi questi briganti, per dire, per concludere, alla fine sono stati anche strumentalizzati da chi doveva dare atto alle loro vendette. Insomma, la cosa è lunga, ci vorrebbero giorni per raccontarla tutto, sì, quindi mi fermo qua io. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero, effettivamente ci sarebbe da organizzare una full immersion molto lunga, tanti sono i dettagli particolari che avvolgono questa storia, che purtroppo, come sappiamo, è stata anche per molti anni sottaciuta, per molti anni, come dimostrato, manomessa, perché pensare che in un archivio nazionale spariscano dei fascicoli vuol dire che qualcosa da nascondere ancora c'è. Questo infatti, ecco, adesso appunto, proprio per continuare a parlare di storia, lascio la parola al ricercatore e giornalista Fernando Riccardi. Prego Riccardo. Fernando. Grazie, grazie sindaco.
anche io mi associo ai ringraziamenti al sindaco Nicola Di Simone, al priore Matteo Andreoli, che hanno subito accolto con immediatezza, diciamo, questa, la proposta di questo convegno. Ringrazio veramente voi che siete intervenuti in questa domenica così fredda. Ringrazio l'amico Antonio Forgione che ci consente, che ci consentirà poi di rivedere i lavori di questo convegno. Saluto l'amico Giarotti, che rivedo sempre con grande piacere, e saluto anche i miei associati dell'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie, che sono sempre presenti. Allora, questo convegno noi abbiamo voluto dare un titolo un po' particolare, cioè Scurcola, l'eccidio dimenticato. Per quale motivo? Perché qui c'è un'anomalia in questo evento. E qual è l'anomalia? È che nonostante ci siano una mole impressionante di documenti, sia archivistici che librari, di questo evento così efferato si è parlato relativamente poco nel corso degli anni. Ecco, sarebbe importante capire il perché si è parlato poco. Io me la sono fatta una mia opinione, poi non so se sia quella veritiera, però io provo a gettare, come dire, il sasso nello stato. Perché si è voluto soprattutto minimizzare un evento che era di una portata imbarazzante. Perché questo evento così efferato, così crudele, così violento, così ingiustificato, andava assolutamente a smascherare la favoletta, quella che chiamo io, dei Fratelli d'Italia del Nord, che erano venuti al Sud per liberare i Fratelli del Sud. Poi ci sarebbe anche quella Paolo Cagliazzo, non so se avete visto voi quello sketch che fa in televisione Paolo Cagliazzo, e quello che è un barattista napoletano, che poi a un certo punto di questo intervento esilerante si chiede: ma liberare da chi? Ecco, questa è una bella domanda, poi lo diceva Pasquale qui. A Scurcola, guardate, Scurcola è importante, l'evento, la mattanza, l'eccidio, come vogliamo chiamarlo, di Scurcola, perché per la prima volta piemontesi, fratelli piemontesi, scoprono quello che è il loro vero volto, che non era quello di fratellanza, ma era quello di impadronirsi, vadobilità e nel più breve tempo possibile, del regno delle Puglie, del regno Borbonio, del regno del Sud. E sapere perché? Per una questione essenzialmente di natura economica. Perché il regno delle Sicilie aveva una prosperità economica invidiabile, mentre il piccolo stato del Piemonte, il piccolo regno Sabato, era, come sappiamo, sull'orlo della bancarotta. Quindi fate un po' di calcoli, vedete un po' come le cose si trovano. Però, come recita un vecchio adagio, il diavolo fa le tette dove vanno di coperti. Perché di questo eccidio che si consumò a Scurcola il 23 gennaio del 1861 sono rimaste tracce impotenti. Io credo che anche lì abbiano tentato di far sparire qualche documento, però alla fine non ci sono riusciti. E quindi questi documenti molto importanti si trovano niente di meno che nell'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma. E quindi sono importanti perché si tratta di fonti tutte dalla parte sabauda, ma d'altro canto sono delle cosiddette fonti ufficiali. Ecco, io ho fatto un brevissimo excursus di queste fonti perché altrimenti saremmo qui fino a dopo domani mattina, però ho estrapolato quelli che mi fanno capire la vera natura di queste cifre. Un eccidio che si poteva e si doveva evitare, ma che non si è evitato per una ragione molto semplice, perché gli ufficiali sabaudi, non ancora italiani, il Regno d'Italia sarà costituito, sarà proclamato il 17 marzo 1861, quindi qua siamo due mesi prima, perché gli ufficiali sabaudi, dicevo, gli ufficiali piemontesi, avevano tassativamente l'ordine di non fare prigionieri. Questa, ecco, la motivazione principe della mattanza di Scurcola. I piemontesi non dovevano fare prigionieri, ma questo non lo dice Bernardo Riccardi,
lo dico dei documenti che io ho riscontrato, ritrovato nello stato, nell'archivio storico, nello Stato Maggiore dell'Esercito. Ripeto, numerosissimi. E allora cominciamo a leggerne qualcuno. Cominciamo dal 15 gennaio 1861. Il generale Enrico Morozzo della Rocca, che era il comandante in capo dell'esercito piemontese del meridione continentale da Napoli, dove risiedeva, indirizza una lettera, una missiva al ministro della guerra Manfredo Fanti, che invece si trovava a Torino. E in questa missiva così scrive: quando chiedevo la brigata ne conoscevo la necessità, non essendo arrivato in tempo incominciò le disgrazie. Il distaccamento a Tagliacozzo ebbe perdite e batté in ritirata davanti a 2000 borbonici. Qui era l'episodio di cui parlava prima Porzilli, di Giorgi e di Luerà che conquistano Tagliacozzo. Aquila è minacciata seriamente, Avezzano e Soranno, se non si difendono quei paesi, perderanno con ragione confidenza nel nuovo governo. Io ho spedito soldati con terzo granatiere e una batteria sola per scacciare il nemico ed i briganti, ma non arriverà che il 17 sera. Ho ordinato, ascoltate bene, il messaggio si conclude con questa frase lapidaria: ho ordinato che non si perda tempo a fare prigionieri. Quindi Morozzo della Rocca, che comandava i reparti militari, scrive al ministro Fanti a Torino: ho ordinato che non si facciano prigionieri. Questo è il 15 di gennaio. Quindi era venuto le perdite di tempo, dice: perché perdere tempo nel bastire processi? Fuciliamoli subito e si passa la paura. Quindi questo concetto, che era chiarissimo, veniva ribadito allo stesso generale della Rocca al maggiore Soldo, che si trovava in Abruzzo. Questo è ancora più grave: sempre quando le truppe abbiano a combattere le orde nemiche, non si potranno fare prigionieri che dietro ordine espresso del comandante, e i briganti che volessero arrendersi durante il combattimento gettando le armi saranno istantaneamente fucilati. Quindi anche quei briganti, come li chiama il generale della Rocca, nel corso, qualora questi briganti, i cosiddetti briganti, nel corso del combattimento alzano le mani e dovessero arrendersi, non perdere tempo, fucilarli lo stesso. Quindi era, anche fare il prigioniero era un inutile perdita di tempo, e questa era una prassi aberrante in quei mesi in cui convulsi, in cui si faceva la cosiddetta Italia, quindi quella guerra sporca tra italiani del nord e italiani del sud. Era una prassi che diventò una regola, come successe a Scurcola. Quanti furono i fucilati di Scurcola? Ecco, questo lo diceva anche Giuseppe. Ecco, i numeri sono ballerini anche nei documenti dell'archivio di Stato Maggiore dell'Esercito. Ad ogni modo, io in una ricerca che sto facendo, che conto di pubblicare trovando, sono riuscito a rintracciare forse 25 dei nomi di questi fucilati a Scurcola, perché ci sono quelli di Pescorocchiano, ci sono quelli di Borgorose, l'amico Giuseppe Ranucci che saluto, prima mi sono dimenticato, però ti ho riservato la parte finale, quindi dovrei essere contento. Però io credo che ancora ci sia molto da indagare, soprattutto nei fini parrocchiali, perché sono sempre una miniera di danni. Dicevo, riguardo alle vittime, anche nell'archivio di Stato Maggiore dell'Esercito ci sono delle cifre ballerine. Innanzitutto il 23 gennaio, che è quindi la data dell'eccidio, c'è un telegramma militare. Si tratta di una comunicazione che il comandante generale De Sondaz, che era il comandante della prima divisione militare attiva di Sora, invia al generale della Rocca a Napoli. Questo è il testo del telegramma. Ieri sera Quintini a Scurcola, attaccato nuovamente da forze tre volte superiori, sconfiggeva pienamente in meno di due ore l'orda nemica, sempre così viene definita,
che lanciava più di 100 morti sul terreno e 30 prigionieri immediatamente fucilati. Luverà e Giorgi salvi per miracolo, questa è un'imprecisione perché come sappiamo Luverà non c'era quel giorno. Voi sono un morto e 10 feriti. Con rinforzi e l'artiglieria preventivamente spedita di prepararsi ad altro brillante successo. Dietro mi darci il nuovo attacco per il 26 marzo io stesso con rinforzi su Avezzano. Il 24 gennaio c'è un rapporto che il comandante Quintini è quello che ebbe la maglia pazza, no? della mattanza di Scurgola, ed è una figura molto interessante, sapete perché? Perché questo signore, questo ufficiale che era papalino e poi passato all'esercito di sua vasta stampata, restò implicato anche in alcuni disordini in Sicilia, dove sparì, dove venne uccisa in maniera ancora un po' confusa, anche su questo sto indagando, la famosa Angelina Romano che aveva 8 anni, quindi Quintini era un tipo da prendere un po' come volle quando si trattava di reprimere. Vabbè, questi sono, voglio dire, noi siamo capaci anche di, che ne so, di dare per esempio dal massimo della onorificenza a un tipo che si chiamava Josip Broz alias Tito, in Croazia e Slovenia hanno abbattuto Vestapo e noi ancora diamo l'onorificenza a questi che hanno fucilato migliaia di italiani. Vabbè, allora siamo noi italiani, siamo generosi, siamo fatti così, quindi vabbè. Comunque il 24 gennaio Quintini invia un rapporto al generale della Rocca e dice gli insorti, buon numero dei quali appartenenti alla disciolta armata borbonica, lasciarono il terreno coperto di cadaveri nella cifra di 79, senza tener conto di quelli caduti nella montagna, nel momento che i nostri bravi soldati inseguirono con la baionetta i reni. Caddero delle mani come prigionieri di guerra altri 60 circa, tra civili e militari, che furono immediatamente passati per me. E qui c'è una discrepanza, no, tra i due bollettini, perché dei soldati parlano di 100 morti di scontro e di 30 fucilati. Il colonnello Quintini invece parla di 79 reazionari, che erano già un po' più gentile, 79 reazionari caduti in battaglia e 60 messi al muro, quindi c'è qualcosa che non quadra, ma il numero dei fucilati è esattamente il doppio di quelli di cui parla adesso stato. Sempre il 24 gennaio c'è una relazione inviata al generale della Rocca al ministro Fatti sulle operazioni militari alla frontiera portoghese. Il colonnello Quintini da Avezzano lanciò contro la colonna tripla della sua, la quale dopo 2 ore di fuoco si sbandò, lasciando 100 morti e 30 prigionieri che furono subito fucilati. Le nostre perdite ascendono ad un uomo morto e 30 e 10 feriti. Quindi l'unica cosa che si prova è che i piemontesi nell'episodio di Scurgo ebbero 10 feriti e 1. E la stessa notizia troviamo in un dispaccio telegrafico del 24 di gennaio da Napoli, viene trasmessa a Torino al Ministero della Guerra. Il colonnello Quintini attaccò la colonna di reazionari e brigati, uccidendo 100 e fucilati 30, presi le armi a mano. I nostri ebbero un morto e 10 feriti leggermente. Ordinai a soldati di portarsi a distruggere quelle orde su tutti i punti. C'è un altro telegramma cifrato, questa volta, datato 27 gennaio, nel quale il generale De Soldà comunica a Della Rocca altri dettagli dello scontro di Scurgo. E io ho riassunto, presa una bandiera, dottore Mauti, famigerato reazionario catturato da Mezzana, cittadini e guardia nazionale ottimamente comportati, disordine energicolato, diceva Pasquale, impossibile reprimerli per difetto di forza. La reazione tenta di riordinarli e minaccia Abruzzi, ufficiali papalini e borbonici e cassardi arriverebbero da Subiaco verso Carsono e se lo raccolgono. Quindi tornate ai numeri, si parla di 100 morti durante lo scontro più 30 fucilati. Quindi c'è anche lì una cifra ballerina, però sembra quasi che De Soldà voglia un po' ammorbidire il rapporto Quintini che parla di 76 morti di 60 fucilati. Quindi sembra quasi questo balletto delle cifre voglia coprire qualcosa. Però, come diceva già Giuseppe, le cifre per i tiri, noi probabilmente non le verremo
vai a sapere, così come dovremmo, vai a conoscere tutti i nomi delle vittime che della mattanza. Anche perché le fonti librarie anche qui non concordano, Gattinara parla di 89 fucilati, la storia di Agosto, Marrata, Vincenzo Marrata, che era un delegato di pubblica sicurezza a Tagliacozzo, in un rapporto stilato nel 1865, quindi 4 anni dopo gli eventi, parla di 74 vittime. Cerri, come è già stato detto, che era ufficiale della Guardia Nazionale a Mezzano, dice che i prigionieri rinchiusi nella chiesetta furono 130, mentre i fucilati 57. Poi c'è anche Marc Bonnier, che era quel famoso scrittore molto fantasioso che è da prendere come bolle, parla di 130 vittime. Giacinto Desigo, che era uno storico borbonico, parla di 117. Domenico Luigini, infine, parla di 277 prigionieri e circa 70 fucilati. Ora però, a prescindere dal conteggio esatto delle vittime delle civili scuola, una delle tante di cui si resero responsabili i soldati piemontesi in quel periodo, dicevo, compulso che portò poi alla unificazione del nostro paese, ci sarebbe da ricordare per Bevandoff e Casalduri, del Beneventano, Pietralcina, sempre del Beneventano, Pietralcina è il paese natale di Marepino, Auletta del Salernitano, Bronte e Castellammare del Golfo in Sicilia, Sora in Alta Terra di Lavoro, Ruo del Monte in Lucania, Monte Cilfone in Molise, Gioia del Colle in Puglia, Monte Falcione e la Pellinea, solo per citare quelle più importanti, sui quali, sulle cospese io che ho chiamato le cosiddette stragi di Stato, sulle quali io sto scrivendo proprio un corposo volume che spero di poter dare alle stampe al più presto. Quindi c'era in parole povere la volontà preordinata di non fare il prigioniero, abbiamo visto, lo scrivevano, erano i rapporti, erano gli ordini che trasmettevano lo Stato Maggiore degli Superiori agli ufficiali di grado inferiore. E quindi anche quando l'insorgente si arrendeva e alzava le mani, doveva essere catturato e messo al muro provvisoriamente. A sapere perché? Soprattutto per due motivi. Il primo motivo era che bisognava fare presto, perché il 17 marzo del 1861 ci sarebbe stata la proclamazione del Regno d'Italia e non si voleva che si fosse ancora impegnati in queste azioni, come dire, eversive, no? Non si voleva far vedere che era stato tutto pacificato e che quindi era tutto andato bene, ma dava la marchetta. E in secondo luogo perché con questo modus operandi così feroce si voleva dare l'esempio. E si voleva costringere tutti quanti a rientrare nei ranghi e ad accettare a capofitto la spietata opera di normalizzazione che si andava compiendo nel meridione d'Italia. Queste sono essenzialmente le motivazioni che portavano alla strage di Scurcola Marsicana, che si è tentato vanamente di nascondere, perché ripeto, a fronte della tanta documentazione che c'è su questo evento, su questo accadimento, non se ne è parlato più di tanto. Io voglio concludere questo breve intervento che, come diceva Pasquale Di Prospero, si potrebbe parlare a lungo di questi e di tanti altri eventi che riguardano anche questa terra. Però io voglio concludere questo breve intervento ricordando, e qui chiamo in causa l'amico Giuseppe Ranucci, che alla strage di Scurcola è stata dedicata una struggente canzone che spesso viene interpretato gli spettacoli teatrali della compagnia dei bravissimi briganti di Cartone. Il testo è di Giuseppe Ranucci, che è il direttore di questa compagnia, mentre la musica è di Massimiliano Stefano. Ascoltate, perché sono dei versi di una bellezza struggente. Chiaramente sarebbe stato il caso di interpretarlo, non essendo io un cantante, vi limiterò a leggere. Canto la storia di quei rivoltosi, uomini indomiti e coraggiosi. Però in battaglia comanda il destino e a Scurcola termina il loro capitolo. Purtroppo è lì che sono presi da folti gruppi di piemontesi e tutti quelli che sono catturati dentro una chiesa va incontrascinati. Canto una storia intrisa di sangue e la memoria adesso non l'hanno. Ci fu un paese avvolto nel lutto, il sogno di tanti infranto e distrutto. Fu dura e assai aspra la repressione, colpì ribelli e popolazioni. Tutti speravano in un'altra sorte,
ma li attendeva soltanto la morte. Canto una storia di martiri eroi e anche venerandoli invito anche voi. Persone libere, senza padrone, ma ora cadute davanti a un plotone. Quintino non mostrò nessun pudore e a scorto la lasciò soltanto orrore. Un curato e due preti fucilati, un medico ucciso dai soldati. Canto la storia di chi l'invasore ha combattuto con l'anima e il cuore. Uomini fieri e determinati che con onore si sono immolati. Ecco, questo è un altro modo per ricordare i martiri, quei tragici fatti, i martiri di Scurcola, che la storia ha dimenticato, e soprattutto per ricordare quei poveretti che, come recita la canzone, a Scurcola videro il loro sogno infranto e distrutto. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Scusate, un'aggiunta. A proposito dei morti, Fernando ne ha citato uno, il medico Maudi. È una figura importante, una figura che dovrebbe essere rivalutata. Era figlio borbonico, fu catturato presso il convento di Sant'Antonio, fu passato alle armi per la sua, per non aver voluto sconfessare. Però io vi... il medico Maudi era medico condotto a Lupo de' Marzi, nativo di Roccavivi, pensate però, nel 54-55, in pieno colera della Marsica, lui era stato in prima linea a soccorrere i colerosi e non si era ammalato, è venuto a morire più a scuola. Ancora un altro morto da ricordare è Orsi, il cappellano Orsi, e pur di sconfessare la croce si è fatto ammazzare. E mi riaggancio un attimo a quella relazione Cerri. Io ho detto che la condivido in pieno, dissendo per una cosa. Lui alla fine dice che furono catturati un certo Don Vincenzo Liberati e un altro religioso, furono portati a Rezzano insieme con i 300, furono ammoniti, e che è morto però dopo qualche giorno per lo scampato pericolo. Qua io dissento, perché in quel periodo due Vincenzo Liberati, sacerdoti, calpestavano gli acciottolati di Scurcola. Uno è morto nel 1864, cioè 3 anni dopo, e l'altro è morto nel 1870. Pertanto lì ve lo lascio a voi il giudizio finito, grazie. Giuseppe, come sempre, con questi dettagli particolari certosini che vai trovando quella. Consentitemi cortesemente di lasciare la parola per un saluto a Luca Gianotti, che con il Cammino dei Briganti sta portando questa storia in giro per tutta Italia e non solo. Prego. Basta sentire che è un piede. Grazie. Solo qualche minuto per dire che il Cammino dei Briganti nasce con la volontà di far conoscere queste storie e di rivolgersi ai giovani, come diceva il relatore adesso, no? Quindi noi abbiamo voluto creare questo cammino per recuperare una memoria, per parlare alle persone che nel resto d'Italia queste storie proprio non le hanno mai sentite, anche se anche in queste zone ci sono tanti che andrebbero rieducati su questi temi, no? Però appunto il cammino sta avendo successo e sta facendo riflettere tante persone, tant'è che la guida escursionistica per percorrerlo ha un capitolo al giorno dedicato al brigantaggio e la tappa che passa da Scurcola ha il capitolo dedicato all'eccidio. Quindi la guida che ho scritto riporta tutta una parte di storia dell'eccidio, così come appunto l'ho imparata dalle persone che ci sono qui e da Enzo Colucci. Ecco, una cosa importante che già il sindaco sa, ne abbiamo già parlato, e che io credo sia un altro modo per far recuperare la memoria, perché la memoria non è fatta solo di convegni per specialisti o di targhe di marmo, no? Non so se vi ricordate voi quando eravate giovani se vi interessavano le targhe di marmo. Un giovane, le targhe di marmo, questa è la cosa più noiosa del mondo.
dopo con l'età si comincia a guardarle e a capire cosa significano, no? E allora quello che è stata la mia proposta alle amministrazioni di Scurcola, e spero che questa sia la volta buona per realizzarlo, sia il creare un luogo della memoria, un parco della pace, dove in qualche modo sia le persone di Scurcola, ma tutti questi camminatori che passano ogni anno, 3.000 all'anno, sono passati 15.000 in 5 anni ragazzi, non sono pochi, possano in qualche modo avere un luogo di spiritualità, fermarsi nel silenzio di questo luogo, un piccolo parco, e allora abbiamo identificato questo luogo proprio con il territorio dove c'era la chiesa di San Lorenzo. Quindi abbiamo fatto alcuni sopralluoghi con Enzo Colucci, che adesso è andato via, con altri amici, abbiamo fatto un paio di sopralluoghi in quel territorio di cui parlava Morzilli, che è appunto un territorio assolutamente invaso dalla vegetazione, perché era in qualche modo probabilmente rispettato dagli abitanti per questi 100 anni, quindi in qualche modo non è stato voluto di essere violato, quindi probabilmente per quello. Quindi è difficilissimo entrarci, ci sono tutti questi, veramente si fa fatica a entrare in mezzo a questa, sembra una giungla, e c'è però dei muretti, delle cose, quindi bisogna provare a fare anche una piccola parte di quel territorio dove c'era la chiesa, riuscire a trasformarla in un piccolo parchetto, metterci qualche panchina, una statua, un luogo di memoria, proprio magari ritornare da questa giungla, al centro di questa giungla, e farci passare il cammino, in modo che tutti i camminatori, passando di lì, abbiano un momento di introspezione, di riflessione su quello che è successo, pensando che sotto i loro piedi ci siano questi morti, in qualche modo ingiustamente, no? Quindi questo è il mio progetto. Davanti alla strada chiesa di San Lorenzo, poi andare a fare un bel gruppo di persone che là si mettono a lavorare, che collaborano, eccetera, individuando magari appunto un terreno che sia possibile usare, perché non è di proprietà private, sì, ma magari alcuni sono privati che sono, vabbè, comunque questi problemi tecnici non sono da arrivare adesso il momento, però l'idea sarebbe questa, insomma, e io la lascio a voi. Grazie. Grazie Luca, sì, effettivamente questa proposta ci stiamo già lavorando con tutte le persone, magari se il nostro fiore ci segue, ci fa piacere. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione, se c'è qualche altro intervento dal pubblico è benvenuto. Tutto chiaro. Grazie per la pazienza, naturalmente le cose da dire ci sono ancora molte, continueremo con la ricerca storica e la divulgazione della stessa. Grazie a tutti.